Una rinascita culturale per Star Street, una tra le più antiche vie di Betlemme, patrimonio dell'UNESCO dal 2012. Dalla ricostruzione nonché la riabilitazione di diversi edifici, grazie al Centro per la conservazione dei beni culturali e al Comune di Betlemme, fino all'apertura di un centro di studi e ricerca per emigrati, Dar el-Sabah, considerato come uno degli edifici storici più importanti della città. Il Hosh al-Sabah è considerato uno degli edifici più importanti. Costruito nella metà del XIX secolo, fu uno dei primi edificati sulla Royal Road durante il periodo delle riforme ottomane. È in questo tempo, infatti, che venne concesso agli abitanti di Betlemme di possedere terreni e costruire case sulle strade principali, proprio come la strada reale, oggi conosciuta come Star Street. Giorgia Lama, ricercatore, ha mantenuto contatti con la famiglia Sabah allo scopo di ripristinare la loro proprietà. Per trasformarla in un centro studi. Un'idea nata dall'esigenza di creare ponti con gli abitanti di Betlemme, Beit Sahur e Beit Jala, emigrati all'estero, al fine di aiutarli a mantenere un legame con le loro radici. La famiglia Sabah è una delle più importanti, discendenti della famiglia Al-Uraizat, la cui esistenza si è conclusa a Betlemme verso la fine degli anni 30 a causa dell'emigrazione, in particolare verso l'America Latina. Oggi la famiglia Sabah è una tra le più numerose, soprattutto in Cile. Siamo stati in grado di convincere il signor Alberto Cassis Sabah a riappropriarsi di un terzo o di una parte dell'edificio, appartenuto un tempo alla madre, per darlo a noi ed inaugurare così un centro di ricerca dei betlemiti espatriati. Un impegno importante quello che si prefigge il Centro Studi e Ricerca per gli Emigrati di Betlemme, che vuole così riunire i palestinesi emigrati con la loro terra e sensibilizzare così le generazioni future.